everyone, welcome back to my channel. Oggi ragazzi sono con un ospite speciale. Ciao Isha. Ciao. Come stai? Molto bene, grazie Loretta. Allora, oggi facciamo un video challenge sia su pelle chiara che su pelle scura. Che cosa faremo oggi? Dovremmo riuscire a creare un makeup tutorial back to school in soli 15 minuti. Sei pronta? Forse un po' paura, però prontissime. Secondo me si riesce a farlo. Poi fuori camera mi dicevi che come me tu ti svegliavi prima. Sì, sempre. Io a scuola andavo con i full face. O okay. Andavo con un full face o completamente struccata. Non mm-hmm. C'erano via di mezzo. Quindi raga, sì, cioè nel senso, se vi piace il make up basta svegliarsi un attimino prima e riuscite a fare full face. Io poi quando andavo a scuola facevo anche dei look piuttosto audaci, mettevo l'ombretto, cioè super colorato, like, ah, perché poi ho fatto l'istituto d'arte io. Quindi ti davano creatività, potevi fare veramente quello che ti pareva, i professori non ti dicevano nulla. Ma infatti, perché ci sono alcune scuole che non puoi lasciano giocare. No, non puoi. Assurda però questa cosa, io non la trovo corretta. Yeah, super weird. Però niente, adesso ragazzi, bando alle ciance. Let's start. Yeah. Ah no, dimenticavo una cosa. Sei pronta? Prontissima. Data pronta. Se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe. Ma adesso bando alle ciance e partiamo con il tutorial. Ok, adesso mettiamo il timer. Siamo pronte? Yes. 3, 2. Scusa. Ok. 3, 2, 1. Via! Let's go! Allora, io parto col primer. Sì, primer. Perché questo qui è un primer che opacizza. E siccome a scuola sono tante ore, la mia paura a scuola è che sono tante ore. Quindi you need to be mattified. Devi essere matte e hai bisogno di un primer mattificante. Vuoi vedere cosa faccio io? Cosa fai? Un po' di cipria? Mischio lasci il fondotinta con il primer. Davvero? Yes, così faccio così faccio. We quello. Already did a mess. Yes. Allora, eccoci qua. Cos'è la bargazza? Bubuchiri, la bargazza Furiet. Ok. Che trucco ti facevi di solito da piccola? Allora, in realtà la full face c'era. Cioè, era anche molto importante. Cosa intendi per importante? Cioè, allora, non era glam, okay. Ma aveva sempre qualche, infatti oggi lo ricreo, aveva tipo qualche punto luce colorato. Perché mi faceva sentire un po' più estrosa, almeno mi sentivo meno triste quando andavo a scuola. Perché pensavo che volesse dire str***o. Forse anche. Ok. Tu invece eri più glam? Sì, io ho sempre fatto trucchi soft glam, al limite, facevo cose un po' più colorate, però rossetti, tipo mettevo il fucsia, Flat Out Fabulous di MAC, mi mettevo per darvi un'idea di quanto... Fucsia è tanto però. Sì, però era un nude sugli occhi. Ed è, c'era raro, quando c'era la festa di istituto, roba così, allora era un pochino più... estrosa. Ok. Facevate feste di istituto voi? Yes. Noi no, purtroppo. Why not? Poi ti devi tenere conto che io ho fatto gli ultimi anni di scuola col Covid. Ah. Perché io ho finito nel 2021. E quindi ho fatto la quarta e la quinta col Covid e molte cose me le sono persa. Oh my god. Triste. Però col make up ravvivavo un po' gli anni della scuola, sinceramente. Ma sai che tra l'altro io non sono mai stata una che è entrata nella fase del glam. Io non sono mai stata una che si trucca glam. Nonostante io abbia sempre seguito creator che fanno trucchi glam, io non sono brava, cioè non lo so fare così bene. Cioè, perché comunque il glam è una roba che devi stare lì a sfumare. E beh, ci gli devi occhi prendere sì. Un po' di tempo. Gli occhi sì. E io non ho pazienza, sono più da faccio qualche linea grafica colorata che è un po' più divertente. E sono contenta così. Morta. Ok. Io già sto entrando in ansia. Come stai? Oh, tu sei già il contouring, pazza! Yes. Oh my gosh. Vedi, ma il primer mischiato al fondotinta ti aiuta. Allora vado anch'io. Vado anch'io col contouring. Oh god. Quanto manca!
è un casino. 11 minuti. Ma quando sono passati i 4 minuti? Bella mia. We need to move. Move. Move out the way. I'm gonna go to New York this day. Ok, so you love Beyoncé. No, mo. Cioè, il Beyoncé, l'amore della mia vita, ma lo è ancora diventata di più con l'ultimo album, quell'album di Move. Infatti io ho visto che tu sei stata al concerto. Bellissima lei, è tutto. Ma io non sai cosa avrei dato, però non sono riuscita ad andare. Allora, c'è da dire che i prezzi dei biglietti, abbastanza, sì, proibitivi. E ti dirò di più, che gli americani, sai che molti americani sono venuti in Europa per vedersi il concerto? Perché costava meno? Sì. È vero? Sì. Ma infatti avevo letto tipo 1000 euro per la piccionaia, 1000 dollari per la piccionaia. Yeah, yeah, yeah. Adesso svelo il mio segreto, fondotinta compatto in cipria. Adesso svelo il mio segreto, che è il fondotinta compatto. Non lo puoi fare, perché sono 15 minuti cronometrati, non ci sarà nessun caso. No. Ah, cavolo. You cannot do that. Vedranno tutto dall'inizio alla fine. Yes! There's no edit! Comunque, questo qua è il mio segreto, perché il fondotinta compatto è in grado, se tu lo attivi poi con un setting spray, diventa proprio della stessa texture di un fondotinta normale. Lo amo. Però devi farci la doccia, Quello di chi è? Questo ah, qui, sì, sempre sì. Clio. I love that. Non ho bisogno di aria. Adesso io qua però voglio un editing, tipo io che mi sento figa col vento. Guarda che mancano 9 minuti e 45. You are, sei indietro. Io pure, sapete che prima le ho pure detto, ma secondo me ce la faccio anche 10 minuti. Invece quel cavolo. Ok, this is veramente una challenge. Sì. Ok. Dai. Qua il segreto è, anche se vai di fretta, stratificare. Yes, absolutely yes, concordo. Ok. Poco e poi aggiungi. Il silenzio! Il silenzio assordante di chi ha paura di non finire. No, qua hai la concentrazione per avere un certo tipo di zigomo. Un zigomo alto. Perché comunque a scuola un zigomo, ci serve un zigomo importante. Importante. Com'è che era quella cosa? Non è importante. È molto più importante. Ah sì, non è importante. No, come cavolo era? Un corpo fisico importante. No, un bel fisico importante, ma un volto importante è molto più importante. L'ho letteralmente messo come una caption l'altro giorno in un post. Allora, il mio problema qua adesso è il contouring al naso, che e io non fai? Posso saltare. Cioè, mi sento male se lo salto, quindi I'm gonna waste time. Io uso questa cipria qui di L'Oreal e quella cipria non è anche un fondotinta? No, è un fondotinta scuro che io uso per fare contouring. Ok. Perché poi quando andavo a scuola io non c'erano mica tutti questi brand drugstore. Immagino, dovevi comprare tutte cose costose. Compravo cose costose. O non c'erano manco quelle? No, c'erano, però non avevo le disponibilità economiche che ho oggi, che lavoro. Immagino. Cioè, quando andavo a scuola. Dovevi chiedere i soldi ai genitori. Eh sì, poi mia mamma era da sola, mica c'aveva i soldi per i trucchi. Certo. Mi ricordo che gli chiedevo le cose e lei mi diceva: guarda che non ci sono i soldi. E a volte, proprio per questo motivo, siccome non c'erano i soldi, magari non potevo partecipare ai compleanni, non potevo... Davvero? Eh sì, perché bisognava poi fare il regalo. Ah beh, certo. E quindi io, non avendo i soldi, mia madre non me li dava. E quindi questo era comunque anche un motivo di emarginazione. A me fanno ridere le persone che dicono che i soldi non fanno la felicità, ma non fanno manco la tristezza. Cioè, io sono assolutamente d'accordo. Cioè, se mia mamma avesse avuto i soldi ai tempi per portarmi
se avessi avuto i soldi per, come si dice, farmi andare a compleanni, probabilmente avrei avuto un altro anche modo tipo di un altro modo di socializzare, sì. Anche poi da adulta. Absolutely yes. Immagino di sì. Ma poi tra l'altro anch'io vengo da una famiglia con pessime disponibilità economiche da quando sono piccola. E ho sempre detto: sì, magari i soldi non è che ti rendono felice, però ti fanno stare più sereno. Certo. Più sereno. In un sistema capitalista è ovvio questa cosa, cioè non è. Sì. Non puoi evitarla, purtroppo. Quando sei autonomo a livello economico, puoi decidere dove essere triste. È vero, è vero. So yes, like. Poi comunque abitiamo in un paese in cui ci sono aiuti e tutto, però cioè io poi penso tipo a uno stato come gli Stati Uniti, mm-hmm. È ancora, c'è ancora di più questa cosa del, yeah. Del denaro fa la felicità, perché più capitalismo c'è più, oh 5 minuti, e noi che parliamo di capitalismo, più soldi, più capitalismo c'è più i soldi sono fonte di felicità, per forza, è inevitabile. Yeah. Però poi alcune cose come l'affetto e l'amore non si comprano, quindi... Beh, assolutamente no. Absolutely not. Ok, browse fatte. Now. No, le ho fatte diverse. Damn. L'unica cosa che farò agli occhi è un eyeliner marrone sfumato, mm-hmm. Perché è la roba più veloce, però ti allunga l'occhio. Tu cosa stai facendo agli occhi, Loretta? Zero. Ah, nulla? Tu non fai nulla, lo salti? Allora, prima faccio le labbra. Ok. Giusto, in realtà sono più importanti. Quanto abbiamo? 4 minuti. 4 minuti e 42 secondi. 4 minuti e 39 secondi. Oh my god. E tu non fai il countdown che mi viene l'ansia. Poi vi mettiamo tutta la lista di prodotti qua sotto nel box in descrizione e ovviamente vi metterò anche il link dei social di Aisha, la trovate su TikTok dove è più attiva, ma anche su Instagram, quindi yes. Se siete curiosi di scoprire un po' lei che cosa fa eccetera, seguita. Ok, vado anche io con le labbra. 4 minuti! Oh my god guys! It's late! Io secondo me ce la faccio. Tu come sei messa? Ma sì, le labbra sono fatte. Quindi a posto. Ah, ma tu gli occhi, il mascara l'hai già messo? Non ancora. Ok. Ok, poi utilizzo questo qui di Nabla. Beyond Jelly. Com'è il Beyond Jelly? You don't have it? No. It's good. Però volevo comprarlo, mi ha incuriosito. È molto bello. Oh no, dov'è il mio rossetto? Nella borsa, diamine. Diamine non l'avevo ancora sentito. Io a volte le parolacce le dico come negli anni 50. 3 minuti. Questo qua è il Viny Link di Maybelline, che è pazzesco perché... ha un effetto glossato ma rimane settato sulle labbra e no transfer, mm-hmm. Quindi hai le labbra glossate tutto il giorno, non devi stare lì a rimetterle a scuola, okay, è importante. Okay, for the eyes io adesso metterò a touch of color. 2 minuti? 2 minuti e tre quarti, certo, 2 minuti e 46 secondi. No dai, ce la facciamo. Io sì. Secondo me we're gonna make it. A te che Dio ti aiuti. Come? A te che Dio ti aiuti, sei dietro, eh. Non è vero, io adesso faccio questo bellissimo ombretto marrone sfumato e mi devi combattere, altro che. Allora, utilizziamo anche questo, facciamo una bella piega. Nulla di troppo esagerato, un pochino sì, di sì, perché comunque andiamo a scuola, raga, eh. This is not a runway, you better be good. Però non esagerando. Esatto. Che poi tra l'altro tu cosa pensi del fatto che una si trucca
per piacere agli altri. Non è vero. Cioè, se una si trucca a scuola, secondo te, perché vuole attirare l'attenzione? Allora, quando sei più piccolo potrebbe essere uno dei motivi, ma a me proprio piace truccarmi, mi è sempre piaciuto. Quindi è un qualcosa che faccio sostanzialmente per me e non necessariamente per le altre persone, like. Io ti dico che questa consapevolezza ce l'ho ora che sono un'adulta. Quando ero più piccolina no. Lo facevo sì perché mi piaceva, perché altrimenti non è che mi svegliavo alle 6 perché volevo piacere agli altri, va bene tutto. Però era anche per far vedere agli altri. I wanna look good for everyone. Secondo me non è una cosa strana finché sei piccola, sei un animale sociale d'altronde. E non you don't gotta be ashamed of that. Non ti devi vergognare. Assolutamente no. Ok. Wow, anche tu sei alle ciglia. Oh. Allora, devi aspettare, non lo devi togliere. Oh, no. Oh mio Dio, ah! No, di nuovo. Continua a dare peggio, quanto abbiamo? 44 secondi, amo. Voglio piangere. No, amo, perché poi quello lì, quando sei nell'autobus, una volta che si asciuga, lo togli. È vero, hai ragione. So you can do that. You got this. Illuminante. Ma dai, alla fine ero super in orario. And this is what happened. 21 secondi, 18. Cioè, io ho finito, letteralmente. Brava. Così, io con il pezzo di mascara sul naso e sotto l'occhio. Che brava. Ce l'ha fatta. Oh! Vabbè, era solo un ritocco qua, però sì, ci siamo truccate. Tu sei meravigliosa. We did it! We did it! Ciao! We voi did it! Voi non lo vedete da vicino, ma questa base, flawless. Thank you, girl. Flawless. Thank you. Questo poi, secondo me, è un trucco che va bene per la scuola, perché comunque hai semplicemente uniformato il viso, hai fatto un po' di scalping, ti sei dato un tocco alle labbra, un po' di ciglia, siamo pronte per la for the school. Vabbè, adesso ci ritocchiamo un attimo fuori camera e poi torniamo da voi. Ok, c'è un problema. La nostra Isha si è involontariamente accecata la zona contorno occhi con lo scovolino del mascara e quindi adesso deve trovare una soluzione. Questo è un qualcosa che può succedere. Sì. So what are we gonna do now? Che ora riprendiamo il mio correttore. Però prima ho bagnato la zona, visto che era molto polverosa, l'ho bagnata col setting spray, quindi da renderla un po' più cremosa di nuovo, perché non voglio troppo mischiare polvere con liquido, perché sennò si crea un pastone. E ora prendo di nuovo il correttore. Stavamo parlando di Barbie fuori camera. Yes. Del fatto che molti uomini hanno criticato il film dicendo che si fa propaganda, che è un film femminista. Uno, chi l'ha mai nascosto? Nobody said it wasn't. Sì, capito, ma perché hanno visto Barbie e allora pensavano fosse un film per bambini. Yes. It's not like that. Come dicevo fuori di camera, molti l'hanno criticato because the truth was exposed. Exposed. E allora non è piaciuta tanto la verità. No, they cannot handle the truth. Tra l'altro poi dicevamo che gli uomini erano troppo stereotipati, ma la verità è che in quel film anche le donne erano stereotipate. Yes. Come la Barbie stramba che viene parlata alle spalle dalle altre Barbie, le Barbie che sono tutte super solidali, per forza sempre carine l'un l'altra. Sono comunque stereotipi di donne che però noi diamo per veri e quindi non ci siamo manco accorti che fossero stereotipi. E questo sì. È anche un po' assurdo. Invece quando poi vediamo uno stereotipo o un uomo che non viene rappresentato come loro vogliono di solito, allora diamo voce allo scandalo. E secondo me è assurda questa cosa. Sì, lo è. Cioè proprio due pesi, due misure, letteralmente. Letteralmente. Quindi io consiglio a tutti di andarlo a vedere, perché sicuramente è un film che ti allarga le vedute, la prospettiva anche di come percepisci anche per banalmente tua madre o le figure femminili attorno a te. Peccato, secondo me gli uomini potevano imparare molto da questo film. Ma sai che all'estero si sono anche lamentati che c'è una Barbie gender? Sì, anche una cosa che mi è dispiaciuta è che tra l'altro per assurdo è pure passata in sordina, secondo me. Cioè io non ho visto molto parlare di questa cosa. Ma sai perché? Allora, in Italia
io ho visto sia il film in italiano che in lingua madre, okay. In Italia gli hanno dato giustamente una voce da donna nel doppiaggio, quindi io vedendo parlare lei e sentendo la voce femminile, proprio femminile, she's a woman, ok, sì, accorgi, certo. Quando invece ho sentito la voce originale ho detto oh, but she's a transgender woman, that's amazing, ok, perché si sentiva molto della voce? Sì, io sentivo dalla voce che un tono basso, sì, okay. Sì, più grave rispetto a quello che invece è stato dato al doppiaggio italiana. So I was like wow. Cioè, non lo so se hanno fatto bene a dargli quella voce lì, perché secondo me una persona che è queer e magari non conosce quell'attrice, cioè, she looks like a woman, she is a woman. Nella comunità queer diciamo spesso cispassing. Cispassing. Perché passa come una donna cisgender. Ok. Lei, sì, la Barbie in questione è molto cispassing, secondo me, a parer mio. Ok. Quindi, secondo me, chi in Italia non la conosce non ha una sensazione, come posso dire, che tu ti senti un po' più incluso. Sì. Nella narrazione, se sì. Sai che c'è anche lei. Sì, però ti dico, questa cosa che mi dici secondo me potrebbe essere borderline nella comunità, perché magari qualcuno potrebbe dire, io non ho un'idea chiara a riguardo, però magari qualcuno potrebbe dire, ma se rimetti un doppiatore con uomo, con una voce grave, magari... No, dovevano... Allora, questa è una cosa che non fanno... Scusami che ti interrompo. Dovevano mettere una donna a fare il doppiaggio. Ah, tu questo mi dici? Yes! Okay. Non a cis woman. È particolare questa roba del doppiaggio. Secondo me dovrebbero prendere persone che realmente sono gender. Perché fidati che ci sono. Like, don't shut the fuck up. I mean, c'è, ci sono. Come ci sono i doppiatori neri, cioè per dire. Mm-hmm. Questa qui era una polemica che era uscita anche negli Stati Uniti riguardo ai Simpson, che c'era un personaggio dei Simpson indiano che si chiamava Apu, che era doppiato da un doppiatore bianco americano. Che faceva la voce con l'accento indiano, che era un po' uno stereotipo. E la comunità indiana negli Stati Uniti si è mossa, si è arrabbiata perché lo vedeva come un'offesa. Mockery. Ma perché a un certo punto poi addirittura negli Stati Uniti le persone indiane venivano fermate per strada e venivano tutte chiamate Apu, come il personaggio dei Simpson, which is crazy, cioè super offensiva, capito? Yes! Questo qua è un argomento che a me molto interessa, perché ci sono alcuni doppiatori che dicono però va bene che un personaggio con un certo tipo di voce deve essere doppiato da quel tipo di persona, però fa parte del tuo lavoro cercare di adattare la tua voce al personaggio che stai cercando di doppiare. Quindi, se noi diciamo un personaggio nero deve essere doppiato da un doppiatore nero, potrebbe significare che il doppiatore non è in grado di performare correttamente. Ma essere neri non è un costume, non è un personaggio. Cioè, tu non puoi replicare la voce di una persona nera. Cioè, che cosa vuol dire? Cioè, puoi replicare un accento, se uno è di Roma, se uno ha delle origini spagnole e vive in Italia, quello puoi replicare. Ah, it's so tricky to talk about this without offend anybody. È difficile. Però quello, sì, però quello che voglio dire è, cioè, Wakanda, Black Panther, che lì sono tutti neri. Io ho visto il film in italiano e il doppiaggio è in lingua italiana, senza accenti. Ma in lingua originale tu senti gli attori che hanno delle origini africane. L'accento proprio. Sì, sì, cioè senti proprio che sono africani, che hanno un accento diverso rispetto a quello americano, però lì, in quel caso lì, l'hanno interpretato attori neri, perché solo i neri possono fare quella cosa lì, perché certo. È nella loro cultura. Quindi quando io dico doppiare la voce di una donna transgender, sì, a me sta bene che lo fa una donna cis italiana, però sarebbe stato più bello, secondo me, che lo facesse una donna transgender, perché solo lei può fare quella cosa. Non c'è un'altra persona che può dare la voce uguale a quella dell'attrice originale, che è realmente una donna transgender. Do you know what I mean? Sì, e sono anche molto d'accordo. Sono d'accordo, ma perché poi avrebbe avuto un valore completamente diverso. Cioè, io ho avuto la percezione che sì, erano tutte donne, but when I saw it in quando l'ho visto in inglese ho detto, oh my god, I never thought about.
Poi l'abbiamo persa tra le altre donne. Yes! Ah, no! Sono d'accordo. Però comunque è un argomento che è molto... È spinosissimo. Spinosissimo. Ma oltre a essere spinoso, sono sicura che non tutte le persone della queer community magari non saranno d'accordo con questo discorso che sto facendo, che diranno, dicono, ma allora che differenza c'è? Non è... Allora, per me tu sei una donna. You are a woman. Per me, dire donna gender is not like, non è essenziale alla comunicazione. Cioè, ecco, io sono Loretta, tu sei Aisha. Ovviamente, purtroppo, siamo in una società che ama le etichette, quindi io sono nera, tu sei donna gender, quell'altro è coi capelli rossi, quell'altro non si sa che cavolo è, ok? At the same time, non ci stiamo a raccontare frescacce, siamo in una società che mette etichette, che discrimina. Quindi io mi immagino una piccola Aisha che va al cinema e sente la voce di una donna, e invece sente la voce di una donna transgender che fa il doppiaggio, is different. Lo avrei amato. Cioè, capito? Tu vedi quella cosa e dico, oh, I can be a Barbie too. Lo avrei amato. Do you know what I mean? Yes. Cavolo, in effetti hai proprio ragione, Loretta, è un peccato quello che ci penso. Yeah, però, ecco, per esempio, se noi prendiamo Aki, sempre lo stesso personaggio, tu dici che secondo te dovrebbe essere, in Italia dico, doppiato da un doppiatore indiano? Se la sua caratteristica è quella di avere un accento così marcato, sì. Perché sennò diventa un mockery, diventa una presa in giro. Sì. E però poi lì bisogna vedere anche la reperibilità di questi doppiatori. Beh, chiaro, se non c'è, bisogna che lo fa una persona italiana autoctona. Il problema è che poi cosa si viene a verificare? Che molte persone, dalla voce che sentono, poi si sentono legittimate a perculare quell'accento e a puntare il dito contro il compagno di classe, il collega di lavoro, cioè... È una linea molto sottile. Poi se hai sensibilità capisci come lo devi fare. Ma purtroppo non siamo tutti uguali. Io e te abbiamo una sensibilità diversa, perché siamo minoranze e veniamo emarginate e discriminate quotidianamente. Anche se c'è da dire che nelle minoranze, nelle comunità, sia io parlo della comunità afro, cioè c'è tantissima discriminazione, c'è colorismo, c'è, come tu adesso hai detto, del cheese passing, esatto. Poi c'è, io so che c'è tantissimo body shaming in the queer community, you are fat phobic. Con i gay tantissimo. Yeah, like, let's talk about this, because you are, e lo dico perché io ho il mio migliore amico che è nero e gay, quindi mi racconta, is racist, queer community is racist, let's talk about this. Tantissimo. E lì vedi veramente il patriarcato. Soprattutto con i neri femme. Yes! Perché se sei nero e mask, cioè mascolino, più o meno te la cavi. Ma se sei nero e femme, sei due minoranze ed è terribile. Yeah. Cioè, ma è quasi assurdo che comunque a volte con le minoranze si pensa magari dobbiamo essere tutti fratelli, tutte sorelle. Ma in realtà poi è comunque una gerarchia. Chi è più discriminato rispetto agli altri verrà discriminato anche dalla stessa comunità. Yes! Tu come hai vissuto la scuola? Sentiamo un po'. Com'è stata la tua esperienza? Allora, io il mio trauma più grande l'ho avuto alle medie rispetto alle superiori. Che trauma hai avuto? Bullismo, emarginazione, poi anche... Ma per via del colore della tua pelle? Secondo me tante cose, il fatto che comunque venivo da una famiglia umile, quindi poi come ho raccontato all'inizio non vai ai compleanni, poi ti emarginano i bambini, sì. Quando non fai parte delle attività e altre cose, è normale secondo me, cioè proprio intrinseco nel bambino, non lo fa neanche apposta, secondo me non se ne rende neanche conto. Poi ci sono anche bambini che sono malefici, ma anche lì dei genitori, because they copy what they hear at home. A me quando la prima volta che mi hanno detto di N-word, come fa un bambino a sapere cosa è la N-word? Cioè tu non nasci sapendo che cosa vuol dire. So, però sì, medie tantissimo, anche primo superiore mi ricordo, primo superiore. Però una roba interessante, tu quando hai cambiato da media superiori avevi gli stessi compagni o li hai cambiati completamente? Avevo alcuni compagni stessi delle medie e altri invece proprio di altre scuole. Ok, e i problemi derivavano ancora da quelli delle medie o anche da quelli nuovi?
anche da quelli nuovi. Come mai solamente la prima? Perché poi io il primo anno sono stata bocciata. Ah, ok. Sono stata bocciata, ho fatto un altro, ho cambiato classe, mm-hmm. e invece lì non ho avuto tutti quei problemi. Era gente un po' più simpatica. Allora, io credo che più le generazioni sono più piccole, più c'è tolleranza. Cioè io vedo che rispetto alla generazione X, la generazione Z alfa, cioè è molto più aperta, ha più sensibilità. Poi le teste di ciglio le trovi in qualsiasi generazione. Ci sono dei boomer che sono super all'avanguardia e dei boomer che sono delle Karen, ok? Così come ci sono i millennial e la generazione Z che sono aperte di mentalità, quindi open minded, e altra gente che vota Lega. Ok, io ho avuto poi dei compagni di classe che mi hanno chiesto scusa, pochissimi, sì, pochissimi, però sì, c'è chi si è scusato, ma a me mi facevano delle cose allucinanti, tesoro, cioè proprio qualsiasi cosa era motivo di, ma poi non solo io, cioè, chi aveva i brufoli. I brufoli? Tu non giochi con noi perché hai i brufoli, a me mi hanno detto una volta, tu non giochi con noi perché non hai il papà. Cioè, yeah, they were that me. E sai cosa? Io anche ho avuto delle esperienze con dei bambini cattivi e questo ha portato la me adulta di oggi ad avere quasi paura dei bambini. Cioè, io non sto bene con i bambini. Ed è una cosa che mi fa tanto soffrire, perché poi anche dirla in giro non è una bella cosa, dire a me non mi piacciono i bambini. Ma io penso che sia derivato da un trauma infantile. Yeah. Tant'è che invece con cani e gatti io esco pazzo, cioè mi si scioglie, ma perché tipo in qualche modo so che loro non mi possono ferire, mentre i bambini non si sa mai, perché non hanno il filtro loro dell'empatia. Con le persone, e quindi quello che hanno in testa lo dicono, e io ho paura di essere ferita dai bambini. È una roba che però mi dispiace dire, non è bella. Non è bella, in realtà è il risultato del tuo vissuto, non è colpa tua se hai questa sensazione. Iniziare male la scuola alle medie e alle elementari porta l'adulto a socializzare in modo inevitabilmente diverso. Sì. E secondo me darsi l'opportunità e soprattutto parlare, nel caso voi non riusciate a farlo, è fondamentale. Parlatene con un adulto, perché la socializzazione nell'età infantile è fondamentale, ragazzi. Dovete farvi degli amici, dovete uscire, dovete soprattutto divertirvi, perché sono gli anni in cui, se voi non vi divertite, da grandi ci saranno anche delle ripercussioni. È bello divertirsi, è una cosa fondamentale. Poi lo farete anche da grandi, però soprattutto da giovani è importante divertirsi. Yeah. Io un consiglio che voglio dare alle persone che ci stanno guardando per la scuola, che magari avete paura. Se state facendo il passaggio, per esempio, dalle medie alle superiori. Che è tosto, sì, è ma tosto. Anche elementari e medie. Mm-hmm. Voi troverete prima o poi la vostra tribù, la vostra tribe. E non necessariamente deve essere a scuola, cioè nel senso, non vi prendete male se magari avete una classe dove non avete tanti amici. Cioè, avere tanti amici, io l'ho imparato da grande, non è una cosa così positiva. È vero, è vero. Cioè, tu devi avere degli amici a compartimenti. Ci sono quelli in una mano che conti, di cui veramente ti puoi fidare e che sai che sono, scusami, a disposizione, all'ascolto, se hai bisogno di qualcosa sono lì per te, supporto. Hanno un giudizio. Esatto, non ti giudicano. Quelli sono i veri amici. Poi ci sono altri amici, gli amici con cui puoi andare a fare dei viaggi, che non necessariamente sono le persone a te più vicine. Poi ci sono gli amici con cui puoi fare serata, le persone che possono farti da mentore, e poi ci sono i conoscenti, tutte quelle persone che tu non conosci davvero, che dici un mio amico, no, it's not really your friend. Cioè, se tu non sai qual è il mio colore preferito o il nome di mia madre, we are not friends. We are not friends. E soprattutto non gli dovete nulla. Esatto. Non gli dovete nulla, non vi sentite in colpa a dire un no, non vi sentite in colpa di non uscire, a non fare quello che vi chiedono. Dire no fa bene al cervello, ragazzi, fa bene alla vostra salute mentale. Non è una cosa negativa, non avete la FOMO, perché la FOMO, quella voglia del voler uscire, non perdersi tutte le occasioni, ci sta qualche volta voler stare tranquilli e non fare le cose che fanno i vostri coetanei. E non dovete sentirvi in colpa per questo, secondo me.
Poi un'altra cosa, non vi fate abbindolare dalle comitive, cioè tipo non è che se tu non fumi una sigaretta allora vuol dire che sei sfigato o sfigata, non è che se tu non bevi super alcolici sei sfigato o sei sfigata, se ti fai tatuaggi non vuol dire che sei cool e se non li fai non vuol dire che sei cool, cioè you decide. Tu decidi per te stesso e per la tua vita. Poi quello che pensano gli altri, who gives a f***? Niente raga, io spero che questa chit chat vi abbia fatto piacere, grazie Aisha. Figurati, grazie a te per avermi invitata di nuovo. Ma figurati quando vuoi. Vi ricordo che qua sotto nel box descrizione trovate tutti i riferimenti della nostra Aisha. E se siete arrivati a guardare il video fino a qui, scrivete hashtag back to school. Back to school. Domanda del giorno, che scuola fate? E se tornerete a scuola, che cosa fate? Che ne so, all'università, scuole superiori, oppure se avete deciso di andare all'università, che facoltà avete intrapreso? Let us know, because... E se vi va, raccontateci anche qual è stata la vostra esperienza con la socializzazione che esatto, avevamo sì. prima a scuola. Il saluto di oggi va a Franci Siglia. Scusami se non ho pronunciato il tuo cognome bene. Comunque, ciao Franci, penso Francesca o Francesco, I don't know. Ti mandiamo un bacio grande. Grazie mille per far parte della community Instagram, quindi della Instagram Family. E se anche tu vuoi essere salutato nel mio prossimo video, l'unica cosa che devi fare è seguirmi sulla pagina Instagram, attivare tutte le notifiche e commentare sotto questo post back to school anche lì. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video, questo significa che siamo state bravissime ad intrattenervi. Questo è il momento giusto per iscriversi, l'iscrizione è gratuita e mi raccomando, se il video vi è piaciuto non dimenticate di mettere un like, così l'algoritmo inizia ad apprezzarmi e spingermi un pochino di più sulla piattaforma YouTube. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!